Un grazie, ah, rimanete, ragazzi, rimanete qui un attimo. Ragazzi, un grazie al, al quartetto di sassofoni Bonporti che eh, ha introdotto questa terza edizione del Festival Siamo Europa suonando eh, l'inno europeo arrangiato dal eh, professor eh, Armando Guidoni, loro, eh, loro insegnante, e i quattro ragazzi che ringraziamo, ringraziando assieme al Bonporti che, ha, che sta collaborando con. Eh, con noi organizzatori di questo festival Siamo Europa in tutte queste tre giornate sono Nestor Lorenzo De Polo, Elena Corradello, Thomas Badocchi e Lorenzo Ravizza. Un grazie ancora sincero a... Al quartetto eh, ritroveremo ancora i, i ragazzi Bonporti, non credo loro, ma un altro gruppo, in occasione della, della chiusura del festival eh, Siamo Europa, sabato alle ore 19:15. 19 Grazie ragazzi. Invito il, il sindaco, il padrone di casa e l'assessore Tonina sul palco magari, per. Per un saluto inaugurale, io porto il saluto della, del Servizio Europa della Provincia di Trento, il dirigente purtroppo è infortunato quindi non può essere, non può essere tra noi. E passo direttamente la parola al, al padrone di casa, se l'assessore permette, eh, il sindaco Alessandro De Atta, Andrea Atta, per un saluto. Bene, buon pomeriggio a tutti e naturalmente grazie a chi anche quest'anno ha organizzato questo festival. È un festival io in cui. Io credo davvero tanto, ho sempre partecipato anche alle edizioni precedenti, mi pare che ci sia proprio bisogno di eh, incontrarsi, di confrontarsi, di approfondire i tanti temi che, e anche le tante domande, i tanti interrogativi che l'Europa ci pone, che ci vengono dall'Europa in generale, che ci vengono naturalmente dalle varie nazioni, che ci vengono dalle varie regioni europee. Io appartengo a una di quelle generazioni che ha sempre guardato l'Europa con grande speranza, una di quelle generazioni che ha avuto i propri genitori, che ha visto i propri genitori sperimentare le guerre, le guerre in Europa, la seconda guerra mondiale in particolare, ma poi in ogni anche la prima, e quindi ha ricevuto da loro. Ho capito da loro quanto diciamo, arrivare a una guerra tra nazioni, quelle che oggi costituiscono l'Europa, sia qualcosa che va naturalmente combattuto e infatti è nato poi un periodo molto lungo, per fortuna, di pace e di concordia, pur con qualche eccezione che ricordiamo nell'ex Yugoslavia, ma ahimè anche in Ucraina in questi ultimi anni, quindi qualche piccolo focolaio ancora c'è, ma in generale sono stati... 50 anni molto positivi e io credo che eh, siano stati anni positivi perché abbiamo avuto grandi opportunità. Se io dovessi pensare a me stesso, beh ricordo ancora l'emozione del primo euro che ho avuto in mano, ricordo l'emozione di passare la frontiera e non dover passare per dogane, per controlli non solo per il fastidio di perdere tempo, ma anche perché era il segno di respirare appunto, un clima diverso, una volontà diversa, una condivisione, condivisione diversa. O ancora sapere di persone che sono andate in qualche eh, nazione europea e magari durante l'estate hanno avuto una, dis una disavventura e con la nostra tessera sanitaria hanno potuto ad esempio essere curati bene generalmente e gratuitamente anche o ancora penso e questa è la testimonianza più forte mi ha fatto riferimento anche ieri eh, Enrico Letta in un incontro che c'è stato appunto al museo che ha toccato anche questo tema i tanti giovani i tanti giovani figli miei amici o conoscenti che hanno potuto conoscere da vicino l'Europa attraverso quella grande intuizione che è stato l'Erasmus. E si potrebbe continuare, ho citato così quattro cose che appartengono un po' magari alla nostra vita più quotidiana, che abbiamo sperimentato o che ci hanno testimoniato. Certo, quando io mi sono avvicinato e ho voluto assaporare quello che era nato, che stava crescendo, c'era un clima diverso, c'erano tante attese. Io guardavo l'Europa e ci guardo ancora così, peraltro, come una grande opportunità di cultura per tutti, con una grande possibilità anche di un progresso e anche con una distribuzione migliore magari delle ricchezze, delle opportunità. E ho ancora l'idea e il pensare che ci sono tanti paesi, tante, tante città da visitare, persone da incontrare, ma anche tanti libri da leggere, libri da leggere non sull'Europa, ma libri che sono il frutto di culture di altri paesi che diventavano in qualche modo anche, entravano a far parte di un patrimonio anche mio, ma non solo libri, opere d'arte, le lingue, insomma l'ho sempre vista come una grande opportunità. Ora eh, io non oso pensare cosa vorrebbe dire tornare indietro, insomma, tornare indietro. Vorrebbe dire rinchiudersi in una stanza, nella stanza di una casa, quindi perdere tante opportunità. Non oso pensarlo, mi pare che qualcuno vorrebbe andare in questa direzione. Io credo che non, non è pensabile, neppure per un attimo, arretrare rispetto a quello che l'Europa ha rappresentato, per le opportunità che ci ha offerto, per i risultati che sono stati anche raggiunti. Certo poi a questa Europa bisogna anche però mettere mano, non dico che siamo in mezzo a un guado, forse siamo ben più di là del guado, però c'è da mettere mano. Anche l'Europa soffre un po' di burocrazia e quindi va sburocratizzata, anche l'Europa va in parte cambiata, cambiata nel senso di migliorata, si cambia per migliorare, non per il gusto di cambiare. Quindi c'è un lavoro ancora da fare. Ma è un lavoro che io credo si possa fare bene insieme, non è che si possa tornare indietro. È stato fatto un calcolo che rimettere mano a tutte le dogane, a tutti i confini, a tutti i controlli varrebbe qualcosa come tra i 10 e i 18 miliardi di euro ecco penso che anche da un punto di vista economico che non è quello più importante naturalmente ce ne sono i più importanti legata all'idea, al disegno europeo ci dice che questa strada naturalmente non la, vogliamo, non la vogliamo percorrere e allora credo che dobbiamo andare avanti magari chiedendo anche qualcosa in più all'Europa io credo ci sono due sfide che sono sfide europee e sono mondiali anche una è quella dei cambiamenti climatici ecco io credo che l'Europa Potrebbe essere, per quello che ha maturato in termini di sensibilità, ma anche di studi, di approfondimenti, anche di collaborazioni da questo punto di vista, potrebbe essere l'Europa il continente che davvero traina in maniera importante tutti gli abitanti del pianeta, insomma il mondo intero. Potrebbe essere una grande risposta a una grande sfida. L'Europa che per prima unita, anche se in termini di abitanti magari conta sempre di meno, però ha la forza, ha la cultura, ha il percorso fatto finora per trascinarci, trascinarci in positivo verso un mutamento in meglio o verso l'attenzione a questi temi trovando le soluzioni. Il secondo tema è il pensiero all'altra grande questione che è quella dell'immigrazione. Dall'Europa tra diciamo 1800-1910 110 anni 60 milioni di persone sono andate oltreoceano. Io non credo che abbiano fatto proprio, come dire, che abbiano creato problemi o che siano stati insignificanti per lo sviluppo dell'altro continente, non solo degli Stati Uniti in America, diciamo dell'America e delle Americhe. Io credo che il contributo di queste persone che sono emigrate lì sia stato, sia stato importante e decisivo per comunque costruire, dare vita in termini di contributo, di persone, di idee, di, di genio anche, che ha determinato poi quel continente, se è un continente con cui ci confrontiamo sempre, spesso avanti per alcune cose, per altre magari meno. Però questo per dire come dobbiamo essere attenti a questi fenomeni che sono esistiti da sempre, da che uomo e uomo si migra si migra per cercare condizioni di vita migliori per se stesso, per i propri affetti, ma anche condizioni di vita migliori perché qualche volta è il clima che crea problemi o ci sono anche altre difficoltà, naturalmente il lavoro, qualità di vita maggiore. Ecco, io credo che una riflessione l'Europa la possa fare e qualche nazione la fa, la fa e l'ha già fatta e si è data delle risposte che sono state risposte non magari di, eh, così, di ulteriori controlli, di muri o di barriere, ma di un'accoglienza misurata, perché è solo tante volte da questa anche mescolanza di popoli, di provenienze, di culture e di religioni che noi possiamo eh, così, costruire il meglio per il domani e quindi avere un'Europa migliore. E se l'Europa è migliore, io credo che il mondo potrà essere migliore. Allora, io chiudo, sono soltanto due o tre riflessioni, immagino che in questi giorni si affronteranno molti temi, forse in parte anche questi, e credo che dobbiamo guardare avanti però con speranza. Avevamo speranza verso l'Europa, i fondatori hanno avuto speranza in fondo pochi anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in un contesto più difficile, di maggiore incertezza, di maggior povertà e però in modo così tanta speranza con tanta fiducia hanno fatto passi importanti oggi i passi più importanti da fare sono quelli politici di rapporto vero tra le nazioni e perché è di questo che ha bisogno l'Europa e questo forse è quello che manca è cresciuta per alcune cose ma deve diventare una comunità è l'invito che ci fa il Presidente Mattarella per l'Italia ma che io allargo naturalmente a tutta Europa perché abbiamo bisogno è proprio di questo, di una comunità europea che sia dialogante, che sia aperta, che pensi a se stessa ma che sappia essere anche di aiuto per cambiare appunto il nostro pianeta. E quindi io non credo che si possa parlare di un'Europa come peso, sento dire qualche volta, come zavorra, ma piuttosto in positivo, di Europa come un motore, ancora un grande motore. Per, le, per la comunità europea tutta, ma anche, ripeto, a servizio un po di, di tutti i paesi del mondo, a servizio di un futuro e di un progresso vero per tutti, attento a tutte le persone, soprattutto a quelle che stanno molto peggio di come stiamo noi in Europa, perché eh, hanno di meno, non perché sono di meno, ma perché hanno meno opportunità, hanno meno fortuna e credo che dentro... Questa grande platea c'è bisogno di un nostro aiuto e della nostra collaborazione. Ecco perché c'è tanto da fare, ma ci sono anche tante ragioni di speranza, anche attraverso necessari cambiamenti. Grazie. Grazie, signor Sindaco. In effetti, eh... Ha toccato diversi degli aspetti che verranno sviscerati nel corso di queste due giornate e mezzo. I cambiamenti climatici, innanzitutto, che ricorreranno, sono già ricorsi in parte questa mattina, e ricorreranno ancora più avanti. Eh, il discorso delle migrazioni, l'Europa nella vita di tutti i giorni, sono tutti aspetti che, in effetti, toccheremo nelle prossime giornate. Grazie per l'intervento. La parola al Vicepresidente Tonina. Grazie, oggi sono qui a rappresentare la Giunta Provinciale assieme al Sindaco di Trento, che saluto per inaugurare questa manifestazione Siamo Europa e siamo qui convintamente, condivido le parole che ha appena pronunciato il sindaco Andreatta e come provincia autonoma siamo molto felici di essere arrivati a questa terza edizione della manifestazione, appunto Siamo Europa, che anno dopo anno ha dimostrato di crescere, di raccogliere attorno a sé interesse, partecipazione ma soprattutto idee e proposte e pareri e che sicuramente si svilupperanno in queste giornate. Promosso appunto dal Servizio Europa della provincia come evento che ci consente quindi di affrontare temi di stretta attualità in un'ottica pienamente europea con l'aiuto di esperti vari. In, ambiti, in vari ambiti toccati che ci permette quindi di rivolgerci soprattutto ai giovani perché il futuro soprattutto per quanto riguarda i temi dell'Europa in modo particolare è importante sensibilizzare, educare i giovani su questo. Quest'anno si parla ad esempio di rapporti tra Europa dell'Est e dell'Ovest, di identità di sovranità, di federalismo e di sicurezza. Un obiettivo che può essere coltivato più efficacemente lavorando assieme e mettendo in, in comune risorse, informazioni ed esperienze. Come? Che come ricorderete era un sogno coltivato anche dal Cide De Gasperi, uno dei padri fondatori dell'Europa Unita. E questo non dobbiamo assolutamente dimenticarcelo. C'è poi l'ampio spettro delle tematiche ambientali, che ha accennato anche il sindaco, entrate proprio nelle agenda politiche di tutto il mondo, ormai da qualche decennio. Diciamo almeno dagli anni 70, quando abbiamo è cominciato ad interrogarci sugli effetti dello sviluppo insostenibile e su come potevamo farlo diventare invece sostenibile. Oggi la parola sostenibilità deve essere, deve essere una parola comune, deve essere condivisa, deve essere una parola che ognuno di noi condividiamo, perché il futuro passa dalla sostenibilità e dalla sostene, sostenibilità delle azioni che si compiono quotidianamente. Io tra le varie competenze che ho, ho anche quella dell'ambiente e credo che l'ambiente ancora di più oggi debba avere un'attenzione maggiore da parte di tutti, perché sono altrettanto convinto che quando parliamo di ambiente, se condiviso in un certo modo, questo è sinonimo di sviluppo. Certo, bisogna essere rispettosi e bisogna pensare al domani, non bisogna essere egoisti e pensare solo a noi stessi. Questo è il mio impegno, ma soprattutto credo il messaggio che deve passare anche in questi giorni. Ma credo anche che quello che abbiamo assistito recentemente attraverso anche l'azione di molti giovani, a cominciare da Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che ha creduto un nuovo importante movimento di coscienza contro il cambiamento climatico. Oggi i cambiamenti climatici sono, sono una cosa che ognuno di noi percepisce e alla quale è importante dare delle risposte. Anche noi come provincia autonoma di Trento e con il mio assessorato quest'autunno organizzeremo un importante convegno proprio per sensibilizzare ma per far capire anche quelle che sono le dinamiche, le problematiche e queste attenzioni che devono essere riservate ai cambiamenti climatici. È cruciale quindi che l'Europa si esprima con chiarezza su temi di questa portata interrogandosi sul quale, sul quale contributo il nostro continente, ma anche tutti i territori che lo compongono, come il Trentino può dare al resto del mondo. E per un Trentino di montagna come il nostro, per una provincia autonoma che ha garantito e ha svolto sicuramente un importante impegno nel corso di questi 70 anni, ancora di più. Ci vuole un'attenzione, ci vuole una sensibilità proprio per garantire futuro e su questo in modo particolare i territori di montagna devono tener conto di queste situazioni ma soprattutto ci deve essere una sensibilità per farli vivere, per garantire alle persone che lavorano che hanno voglia di rimanere all'interno dei territori di poterlo fare con lo spirito giusto ma soprattutto con un messaggio forte nei confronti dei giovani garantendo servizi e oggi eravamo proprio ad un convegno a Rovereto in occasione di Trentino Sviluppo che ha organizzato questo importante momento dove la tecnologia può aiutare nel garantire servizi attraverso la banda larga e quindi per far sì che i giovani ma soprattutto chi crede di poter rimanere all'interno di questi territori, lo possa fare con il giusto spirito. Questa è la risposta più importante che noi possiamo dare e credo che anche dai dal dibattito di questi giorni possa uscire questo tema, ma soprattutto questo contributo. Ma in queste giornate ci saranno, come sempre, anche momenti di carattere più divulgativo per avvicinare tutti gli interessati alle istituzioni. Europee, al loro funzionamento e alle loro opportunità che esse offrono ai cittadini, al di là dei luoghi comuni e degli stereotipi. Oggi voglio così ricordare anche qui, vista che è stata e sarà inoltre ricordata, la figura di Antonio Megalizzi, oggi eravamo la campana dei caduti per commemorare, per ricordare assieme ai genitori e alla fidanzata quel tragico evento dell'11 dicembre. Sia con un convegno sul ruolo delle emittenti radiofoniche nella comunicazione dell'Europa, sia attraverso la premiazione dei migliori progetti europei realizzati nei comuni trentini. Credo però che questa manifestazione ci sia e ci debba essere anche lo spazio per fare festa, per fare festa quindi con, con i giovani attraverso un sano divertimento che sarà assicurato sicuramente nelle prossime serate anche con, con la musica, ma perché, lasciatemelo dire, l'Europa deve essere anche appunto festa, occasione di incontro, di confronto, nell'insegna della bellezza, dello stare assieme del conoscersi e del, e del riconoscersi. Lo sanno i tanti giovani che percorrono le strade del continente grazie quindi al programma, al programma Erasmus e non a caso l'ultima edizione del premio De Gasperi intitolato ai costruttori d'Europa è andato proprio a Sofia Corradi, mamma del programma Erasmus e noi ci auguriamo che nonostante Soffino quest'anno anche i venti della Brexit. Lo possano possano continuare invece a scoprire un numero sempre più ampio di giovani. Questo è il nostro augurio, questo è il mio augurio che voglio fare in occasione dell'inaugurazione. Oggi, qui appunto con il sindaco, e augurare quindi dire un grande grazie a voi e buona Europa a tutti. Grazie vicepresidente, lo ringrazio anche per aver. Eh, di fatto un po' riassunto il programma di queste tre giornate eh, anticipando quali saranno i temi che andremo a raccontare. Nelle, nelle prossime ore, nelle prossime, nelle prossime giornate. e Cominceremo mh, parlando anche di uno degli aspetti che cui ha accennato il Vicepresidente, appunto eh, Antonio Megalizzi, con un incontro che comincerà tra qualche minuto sul, sul comunicare l'Europa, com il come comunicare l'Europa, il comunicare l'Europa attraverso le emittenti le radiofoniche e tra poco avremo appunto sul palco chi ha uh, collaborato con, uh, con Antonio Megalizzi nella sua attività di comunicare e in particolare di comunicare l'Europa. Io ringrazio ancora infinitamente l'assessore e il sindaco, auguro un buon proseguimento di serata, grazie infinite. Grazie. Qualche brevissimo minuto di pausa, eh, prima di invitare Pierrivi eh, Sol che vedo arrivata, Tiziana Di Simone, Caterina Moser che c'era prima. Quindi qualche minuto di pausa e poi cominciamo. Grazie. Eccoci qua, riprendiamo con uh, l'appuntamento ufficiale di, di inizio di questa terza edizione di, di Siamo Europa e io mi limito solo a, a introdurre eh, l'incontro dal titolo Comunicare l'Europa. È, è un incontro che, ha, eh, che è l'inizio del filo conduttore un di questo festival, che è anche la figura di Antonio Megalizzi. Eh, Antonio Megalizzi eh, comunicava, comunicava l'Europa, eh, qui con noi oggi ci sono infatti Caterina Moser e Maurizio De Iorio che hanno collaborato con, eh, con Antonio all'interno delle emittenti eh, locali e dei progetti non locali come vedremo dopo. E con noi poi eh, Tiziana Di Simone, eh, giornalista RAI, conduttrice di mh, Caffè Europa, tra il resto eh, la puntata di domani mattina, di, no di sabato mattina di Caffè Europa andrà in onda da Trento, ore 7 7.35 su Radio 1 e, e Thierry Visol, eh, esperto di Europa a tutto tondo, è stato eh, responsabile della comunicazione media della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, autore di libri, eccetera, non vado avanti, lascio direttamente la parola ai nostri ospiti, dandola a Thierry o a Tiziana Thierry. Buonasera a tutti e quindi vorrei iniziare subito questo piccolo dibattito, spero che non avrete sempre le stesse idee, eh, con una prima domanda, eh, per voi eh, che cosa significa questa festa dell'Europa? Perché per di più il 9 maggio in alcuni paesi è una festa di altro, la vittoria della seconda guerra mondiale, ci sono tantissimi altri... Eventi che si sono svolti il 9 maggio. Allora, che cosa significa per voi? È veramente un momento per parlare d'Europa o è una festa un po' come le altre feste? Ma non c'è niente da vendere il giorno del 9 maggio, non è come per la festa della mamma, del papà, del Natale, eccetera. Quindi, che cosa significa per voi? Dato che siamo tutti giornalisti radiofonici, comunque parliamo alla radio, non so se. Io vorrei che la risposta a Terrivi Sol no. no, è spento, è spento. Eh, no. Prova. Eccolo, si è acceso, magnifico, bellissimo. Per un giornalista della radio non sapere accendere il microfono è fantastico. Quindi eh, direi, farei rispondere a Terri Sol da una voce che adesso emanderanno eh, vi abbiamo, vi abbiamo mandata via mail. Sentiamola subito. L'Europe ne se farà pas da un coup, ni né da una costruzione d'ensemble. Elle se farà per delle réalisations concrete, creando d'abord una solidarietà de fait. Beh era la voce di Schumann dalla dichiarazione eh, del 9 maggio del 1950, eh, Avete sentito quello che diceva, l'Europa non si farà tutta insieme, ma ovviamente. Da una solidarietà di fatto, ma per rispondere, eh, la festa dell'Europa non la conosce nessuno, è una festa fantasma, in realtà mh, come diceva eh, Vissol in vari paesi a, viene declinata in diverso modo, se non si chiudono le scuole, se non si chiudono gli uffici, se non si vende niente, nessuno saprà mai che cosa rappresenta questa festa. Quindi io sono qui ben volentieri con voi anche sui social, a mettere la bandiera, a ricordare che cos'è l'Europa, però bisogna fare dei passi concreti, quelli che suggeriva già Schumann nel 1950, chiudiamo scuole, uffici e allora sarà una festa e tutti sapranno di che cosa dovremmo parlare. Intanto ne stiamo parlando ora, quindi direi che è già un buon inizio. Eh, io vorrei fare un po' un escurso storico perché questa è la dichiarazione del 9 eh, maggio 1950 e se pensiamo a com'era il mondo nel 1950 è stata una dichiarazione fortissima perché i paesi uscivano dalle due guerre mondiali, erano devastati internamente, c'era l'eterno conflitto della Francia con la Germania, quindi una dichiarazione così forte che chiede unità, chiede solidarietà eh, è stata veramente coraggiosa. Eh, da lì poi è partita la comunità economica del carbone e dell'acciaio, poi la comunità economica europea e poi siamo arrivati all'Unione europea come la conosciamo oggi. Eh beh, eh, ciò che vorrei sottolineare è il fatto che l'Unione europea non nasce solo da decisioni politiche calate dall'alto, politici illuminati che come Schuman avevano bellissime parole, ma è nata anche spinta da, dal basso, dalle persone che chiedevano un'Europa senza barriere. Un'Europa di condivisione e di solidarietà. E quindi io vorrei festeggiare quest'Europa in questo modo, cioè pensando eh, anche a noi, nel nostro piccolo, che vediamo un'Europa senza frontiere, cercando di, di guardare oltre i nostri confini nazionali, anche perché ormai è difficile tornare indietro, siamo globalizzati nel tutto e per tutto. Quindi questo mi auguro che possiamo fare per appunto festeggiare quest'Europa. Maurizio? Eh, io, eh, io sono quello, la pecora nera del gruppo, eh, nel senso che, perché oggi si festeggia qualcosa? No, secondo me la domanda che se uscite, beccate qualche, qualcuno così a camminare, è chiaro, chiarissimo, la, la domanda so, probabilmente non avrebbe risposta. Il classico sono milanese imbruttito potrebbe diventare il Trentino eccetera eccetera perché davvero secondo me non è ancora sentita, non lo è, anzi per nulla direi. È, è Probabilmente quando le scuole saranno chiuse, eccetera, eccetera, ottima intuizione, saprò qualcosa in più, nel senso che <ride> qualcosa è, in più... È riuscirò un festeggiamento a dire. per le elite, pensate a Sibiu, si riuniscono oggi 27 per un, un vertice, eh, dicono uniti, fa la forza, un'altra volta, appunto 70 anni dopo. Cioè, ci rendiamo conto, stanno ancora lì e hanno raccolto le voci, la voce di Schumann, e forse se la sono anche dimenticata. Posso dire una cosa? Oggi parlavo e cercavo di fare eh, mente locale su quando è arrivata l'euro, nel senso, quando c'è stata la doppia circolazione. A pensare, ma quando è stato? Infatti, vedo che qualcuno dice. Dunque, esattamente l'anno preciso, se proprio non lo sai perché non te lo sei segnato o perché non l'hai studiato, fai un po' di fatica. Lo ricordo ovviamente perché. Io eh, lo ricordo perché ero in prima elementare. Ecco, io un pochettino dopo, voglio dire, però eh, ricordo quei due, tre, quattro mesi insomma di doppia circolazione. Ho letto questa mattina, ho letto stamattina, ti giuro, ma solo per cercare di capire un po' la doppia circolazione, per quanto tempo poi è durata, in effetti. Due mesi soli, pensavo di più. Tre settimane. Ah, ecco vedi, tre settimane. Mi occupavo di questo all'epoca. C'è più capita. un tempo molto più lungo, Doveva durare sei mesi, poi hanno pensato due mesi, ma dopo tre settimane il 90% delle transazioni si faceva già in euro. La cosa bella dell'Europa è questa, che ogni volta che cerchi qualcosa scopri qualcos'altro, perché prima non lo sapevi. No. Vabbè, io vorrei, vorrei eventualmente continuare perché uh, questo si chiama uh, Comunicare uh, l'Europa. E quindi uh, là ci sono solo dei giornalisti della radio. E quindi, ma la radio. Uh, Oggi come oggi, al tempo dei social network, di internet, eccetera, ha ancora un significato? Vuol dire ancora qualcosa? La gente l'ascolta? È credibile? Chi vuole cominciare? Tiziana. Beh, sei la più, la ah, più, la, la più esperta, la più Escolta. grande. Boh, io. Innanzitutto faccio radio da 30 anni e, e anche se mi sono state offerte occasioni di passare in tv sono profondamente convinta che eh, comunicare e informare alla radio è veramente, eh, ha un altro impatto. Quindi ovviamente come chiedere. Uh, diciamo, sono profondamente convinta che un medio ha, è un media agile, di impatto immediato, eh, di facile interazione e quindi entrare in contatto con voi è estremamente con il pubblico è sempre più semplice, soprattutto oggi. Mail, ma soprattutto sms, whatsapp e chiunque può essere in onda insieme a noi, quindi è ovvio si può ascoltare dappertutto con le cuffiette, il podcast adesso aggiunge ancora altri ascoltatori e questo ne, ne rende un media particolarmente adatto per comunicare, per informare, per tenere compagnia e anche per spiegare questa Europa che eh, è complicata. Secondo te perché è superiore alla televisione e alla radio in termini di informazione, di contenuto dell'informazione? No, semplicemente perché in qualche modo costringe l'ascoltatore a essere attento e per informare sull'Europa in particolare ma in generale bisogna avere un orecchio attento e quindi non c'è la distrazione delle immagini, la radio non ha le immagini e questo è un grande vantaggio, basta fare l'esempio anche di quelle che sono le eh, cosiddette... Eh, TV eh, 24 ore su 24, pensate semplicemente alla grafica eh, di una TV che fa informazione 24 ore su 24. Allora, facciamo l'esempio di oggi: avrete al vertice di Subiu le immagini di chi eh, sta arrivando, dei 27 che lentamente sfilano ed entrano eh, nella riunione. La conduttrice che ha buon bisogno, intervista in studio un esperto X sulle future decisioni o su qualche o sulla dichiarazione già presa, il corrispondente che spiega quello che sta succedendo, il rullo sotto delle notizie e più che informazioni mi sembra un servizio di distrazione di massa, decisamente. Quindi la radio, in questo, devo dire che ha un grande vantaggio, Caterina, sei d'accordo, immagino. Sono completamente d'accordo, a parte che mh, vabbè, siamo tutti radiofonici quindi sosteniamo e amiamo la radio, anche per questo motivo però anch'io lo parlerei di, proprio di un termine di attenzione cioè il fatto che la radio ti assorbe completamente, non puoi vedere e quindi ti tocca ascoltare e altrimenti diventa rumore di sottofondo ma sarebbe inutile insomma, quindi è anche compagnia in realtà, però eh, il fatto che focalizzi tutta la tua attenzione e penso che la radio sia eh, ancora un media, diciamo, forte perché riesce ad adattarsi benissimo a tutto eh, sarà meno la radio probabilmente in FM, ma in ogni caso come diceva lei, c'è cioè il podcast che è rinato eh, lo possiamo portare su tutti i nostri cellulari su dove vogliamo insomma, quindi Diciamo che mh, la radio si adatta, si adatta ai tempi, si adatta ai modi, eh, puoi parlarne come vuoi. Secondo me è anche più difficile fare radio che televisione, eh? perché devi spiegare più cose, eh? non ci sono le immagini, devi riuscire... Non puoi dare per eh, Non puoi dare per scontate le cose, quindi secondo me, noi adesso abbiamo parlato dal punto di vista di chi riceve il messaggio, ma di chi lo fa non è così facile, anzi, anzi. Noi diciamo che la cosa più bella è andare in radio in pigiama e poter parlare. <ride> ah, anche è vero, è vero. Quello è vero. Di fatto, alla televisione si dice spesso, quando ho studiato questo mercato, che si ricorda il colore della cravatta o il decolte della presentatrice più che di quello che ha provato di spiegare in un minuto e mezzo, cioè 15 righe di testo. Posso svelare una cosa? Lo faccio proprio sorrido sulle labbra, proprio. Se voi sapeste come Antonio registrava, eh, Duana in prima fila. Lo sa, già la ride. il primo giornale radio della mattina, da no? lì <ride> capiremo poi tutto. Nel senso che si alzava alle 6 e mezza, alle sette c'erano già le notizie. Ci sono un'ora di strada da, da casa sua agli studi, era difficile quindi era a casa, probabilmente <ride> insomma, e quindi, tornando al discorso di prima, lo si può fare tranquillamente proprio in ciabatte o quello che è, insomma, <ride> pigiama, che sia. Poi c'è un problema di fiducia, eh, sembra che mi avevi detto Tiziana Di Simone che eh, c'era più fiducia nella radio che in altri media e, e così e come si sa. Brevemente due, eh, due ricerche, eh, una dell'European Broadcasting Union, l'EBU, quindi quella più recente, che dice proprio che il 59% eh, del, del campione eh, ha fiducia in quello che ascolta la radio rispetto al 51% che dice che si fida di quello che vede in tv del 47% che dice a fiducia nella stampa e a sorpresa, e qui poi magari Caterina ci dirà qualcosa, solo il 20% dice di fidarsi di quello che vede, legge e ascolta sui social. Quindi, eh, tanto che diciamo tutti i giorni quanto siano importanti i social, forse dovremmo... Il problema è che ci informiamo sostanzialmente solo tramite social. Eh, questo bisognerebbe guardare... Nella... Sempre meno, eh, però. Eh. Secondo me sempre eh. meno. Sempre meno. Anche un eurobarometro del 2017 diceva che pur se la televisione è il mezzo più utilizzato di tutti, e per il 84% guardano la tv, internet il 65%, la radio è ascoltata dal 50% della popolazione ma è quella che riscuote più fiducia quindi sempre questo 59% credibilità e fiducia credibilità e fiducia, quello che dicevamo prima i dati italiani, anche dell'Eurobarometro, insomma, tanto per cambiare ci mettono fanalino di coda anche su questo. Non è una novità, ogni classifica siamo sempre là. Il 35% della popolazione che ascolta, è quella che ascolta la radio e, e anche qui ha più fiducia, però comunque la televisione è eh, nel cuore e al top della classifica italiana, in particolare. E allora appunto arriviamo a questo punto che. Quando si sente parlare d'Europa, su qualsiasi media, c'è sempre il dubbio che sia propaganda. Perché ehm, sentire parlare d'Europa generalmente è gente che si conosce un po' e quindi che prova di dire delle cose che sono vere, giuste, eccetera. E quindi siccome c'è una generalizzazione del sospetto generale per tutto quello che si dice, dell'assenza di fiducia nei specialisti, nei, nei professori, eccetera, eccetera. Come sentite questo alla radio e come fate alla radio per vincere queste difficoltà di parlare d'Europa che è un tema di una complessità assai grande? Sì, il tema è complicato, potremmo parlare ore di quanto è difficile, eh, anche perché spesso le responsabilità stanno anche ai media, eh, perché nel migliore dei casi i media si limitano a raccontare pari pari quello che succede senza spiegare, quindi rendendo ancora più complesso, perché se mi buttano i termini della direttiva 192 del 2009 di questa, eh, piuttosto che al trattato non si capisce nulla. Nel peggiore dei casi però ciò che parla sono le fake news, perché quando sentiamo parlare di Europa spesso è la disinformazione a parlare. Eh, spesso escono dati di quanti soldi vengono spesi, il Parlamento ha tre sedi e spende tantissimi soldi, due miliardi di quello che è. Questo well, non è un fake news. No, dipende come, su, Sul fatto che ci sono le tre sedi, è vero, sul fatto che si potrebbero togliere dall'oggi a domani non è vero, perché eh, sono nel, nei trattati e di conseguenza ci vorrebbe l'ok okay di tutti gli Stati membri, l'unanimità del Consiglio e la Francia non cederebbe mai la sua, la sua sede di Strasburgo. E anche sulle quote, sui soldi spesi c'erano stati alcuni, ora non ricordo esattamente, ma c'erano stati alcuni. Eh, Erroni nel quantificare le le, i soldi spesi, insomma, eh, come affrontare queste difficoltà? Forse un'altra difficoltà è il fatto che l'Unione Europea è molto trasparente. Qualsiasi cittadino europeo può leggere tutto quello che viene fatto in Unione Europea in tutte le lingue ufficiali, eppure eh, questi vetri trasparenti delle istituzioni europee rimangono comunque appannati eh, ed è difficile attraversarli. Eh, ciò che proviamo a fare, parliamo di esperienze singole e io lavoro con Eurofonica, quello che cerchiamo di fare è spannare questo vetro, cercare di guardare oltre, cercare di eh, raccontare in modo semplice le questioni complesse, come, eh, capendo l'impatto che è quella tal direttiva ha nelle nostre vite. Cercando di trovare qualcosa di accattivante, di interessante, eh, ad esempio nel metodo di come viene raccontato, quindi non semplicemente eh, una spiegazione, ma non lo so, un dialogo a domande, creando un quiz, oppure abbiamo recentemente fatto un'intervista eh, rendendola come note di Whatsapp, quindi con la notina eh, sembravano due amici: in realtà uno era un nostro redattore e l'altro era un esperto di sondaggi e poi chiedendoci eh, questa cosa io potrei ascoltarla, capirei quello che c'è scritto qua dentro, quindi non dare mai per scontato, spiegare chiaramente quello che si sta raccontando e prima di tutto capirlo, perché prima di tutto ci si deve fare delle domande, cercare di capire quello che si sta raccontando per poi essere in grado di raccontarlo io credo che si racconti l'Europa proprio in maniera un po' troppo istituzionale poco commerciale oserei dire nel senso che bisognerebbe davvero essere un po' più, um, più semplice, più pop, avere un po' di, di groove nel raccontare l'Europa partendo dalle cose molto semplici in realtà eh, forse c'è troppa politica laddove ce n'è tanta eh, perché la realtà è questa dovrebbe essercene di meno probabilmente quindi, eh, eppure l'Europa è molto quotidiana eh, no, eh lo so, eh lo so però questo non passa, nel senso che passa poco tutto questo. E cosa succede? Succede che arrivano ad esserci due fazioni, pro e contro, e questo secondo me non dovrebbe avvenire se l'Europa no, può risultare in effetti un, il progetto importante per questo continente, insomma, in ogni caso. E, da, eh, da persona che ne sa poco o niente, io confesso sinceramente. La sento ancora così, cioè, parliamo di Europa e sembra parlare di una cosa un po' astratta, di alcune cose che arrivano dall'alto, dei politici che qui ci dicono ma in realtà ci stanno vessando piuttosto che altre cose ancora. L'altra fazione politica invece no, senza l'euro noi avremmo i tassi altissimi piuttosto che eccetera eccetera, alla fine si capisce ben poco, c'è la crisi, la gente soffre e non si capisce a chi la colpa, quindi questa è una delle tante cause magari per le quali uno non riesce a capire ancora l'Europa, manca secondo me, c'è ancora un po' di strada da fare, ma ha ragione Caterina, secondo me loro in Eurofonica stanno facendo un gran lavoro. E Antonio ne parlavamo spessissimo perché quando in studio ci vedevamo praticamente tutti i giorni quasi e lui me ne parlava io capivo poco nel senso che eh, lui è un conventone io invece ero la fazione dall'altra parte ma no, 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 ma no, tu non sai che beh, ogni volta eh, c'era un po' questo gioco ovviamente in maniera amichevole eh, però almeno mi raccontava cose cioè si capiva che ne sapeva io non ne sapevo nulla lui studiava, io non studiavo eh, diciamo rubavo quello che sentivo dalla televisione o dalla radio più della televisione e questo secondo me è una malinformazione questa è una malinformazione perché se è davvero è così importante deve arrivare un messaggio diverso da parte di tutti i canali di media radio televisione eccetera eccetera io dopo non so dire non ho la bacchetta magica eh, maurizio eh. io devo dire non ho conosciuto eh, Antonio Megalizzi che tu giustamente eh, eh, ci eh, eh, ricordi perché lo vedevi eh, tutti i giorni quel, quello che ho letto dopo ovviamente quello che è accaduto, eh, la strage a Strasburgo. Tra l'altro dovevo essere lì anch'io quella sessione e eh, non ci sono andata per uno di quei casi fortuiti. In ogni caso c'erano tantissimi colleghi, quindi eh, quello che ti volevo dire è che eh, Evidentemente quello che ti ha lasciato Antonio nel raccontare questa Europa quotidiana come tu ce lo stai ricordando adesso è quello anche che ho capito leggendo appunto e, 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 e cercando di capire qual è stato il suo impegno e mi ha avvicinato molto ovviamente a un ragazzo che non conosco, un giovane, che non ho conosciuto, un giovane collega, eh, perché i miei progetti sull'Europa, che sono cominciati su Radio 1 nel 1998, partono tutti con la stessa frase e dicevano questo, eh, questo eh, progetto vuole comunicare ai nostri ascoltatori che cos'è l'Europa quotidiana. Se voi prendete quei fogli che ho scritto nel 1998, che sono andati in mano a diversi direttori, anzi devo dire il primo era nel 94, eh, 95, quando fu riunificata la radio da tre eh, diverse reti, un unico GR, anche se ovviamente sui tre canali, un'unica grande redazione, e l'allora eh, direttore Livio Zanetti, quando portai questa... Eh, proposta mi disse eh, sei giovane, eh, questi non sono i tempi maturi, forse fra qualche anno e devo dire che quattro anni dopo il successivo direttore accettò che era Paolo Ruffini, questo progetto. Anche se non sembrano poi così maturi neanche ora i tempi. E eh, vedi? No, infatti, forse Liva Zanetti aveva perfettamente ragione nel 95, ma Paolo Ruffini accettando noi europei e mandando in onda per mezz'ora un contenitore di infotainment con musica quiz già nel 99 in attesa dell'arrivo dell'euro. È un po' quel tentativo. Certamente, ovviamente è un tentativo, perché se siamo qui ancora oggi a discutere. E anche mi fa molto piacere il sito che poi ho visto eh, di Eurofonica che sto seguendo, eh, diciamo settimanalmente, ovviamente in questi giorni, ancora più da vicino, perché è esattamente quello che eh, si doveva fare, che si deve fare, e voglio dire che ci è voluta mh, così tanto per arrivare a doverci mettere eh, così in, in evidenza, ecco, però, ovviamente un grande lavoro. Allora, eh, raccontare il quotidiano eh, mi fa fare due tipi di domande. Prima di tutto, ritorno eh, su quello che diceva Maurizio De Ioria: la gente non si ricorda, non sarebbe per esempio eh, negli anni 80, dove c'era il sistema monetario europeo con una grande flessibilità, particolarmente per l'Italia, l'Italia ha svalutato. Sei volte, ha perso il 100% del valore della lira, il debito pubblico è salito al di là di 100% e non è mai più riceso sotto. I tassi di interessi sono saliti a 20%, l'inflazione era di 15-16%, e il tasso di disoccupazione è passato sopra il 10%. Quindi, quando c'era la possibilità di svalutare, l'Italia l'ha fatto con dei risultati catastrofici. Nessuno lo ricorda. Non sarebbe, e questa è la mia prima domanda, importante di, quando si fa un po' di informazione alla radio, di utilizzare anche un po' di storia. Che cosa abbiamo visto in paragone con quello che stiamo vivendo adesso? Perché finalmente la storia contiene il futuro, è il presente e contiene anche il futuro ma anche il passato. Quindi perché non fare di più? diciamo, di informazione anche a livello storico. Non solo questo, ma anche questo. Poi c'è un'altra domanda sulla quotidianità, ma ritornerò dopo. Vorrei prima una risposta vostra eh, su questo aspetto. Beh, la storia è fondamentale. Eh, ne parlavamo anche questa mattina ad un incontro con le scuole dove si arrivava al punto che al liceo si studia fino alla Seconda Guerra Mondiale e non si sa poi cosa è successo dopo. Quindi sicuramente anche questo è, è un problema per le persone perché non si rendono conto di, di quello che accade. Io ho scoperto l'Europa, ho scoperto che cos'è facendo Eurofonica, informandomi per informare. Quindi sicuramente parlare di storia alla radio potrebbe essere, se ne si fa anche però in modo ancora più, più strutturato noi ogni tanto cerchiamo di, di fare delle pilloline, di andare alla scoperta dei grandi personaggi del passato o appunto tornando su, sui vecchi trattati, su periodi storici particolari, però in effetti bisognerebbe inserirla in maniera molto più trasversale, eh, non solo nella radio ma soprattutto nelle scuole e nel modo in cui si fa formazione. Da editore invece posso dire che mh, a volte citare dei, così, dei momenti storici, potrebbe essere pericoloso, nel senso che in Italia in questo momento parlare di qualsiasi cosa può essere tacciato per o di sinistra o di destra, o troppo di destra o troppo di sinistra. Parlavo prima, c'è troppa politica. Un editore eh, neutrale quale sono io, penso di esserlo il più possibile. Il fatto di magari raccontare un, un evento che si avvicina più a una fazione politica piuttosto che un altro, ma perché magari è un momento storico, un cenno storico, eh, non, so, non lo so, cioè, la vedo un, un po' così, nel senso ho paura che il mezzo radiofonico possa essere identificato come quel mezzo di quella parte politica. È brutto, quello che sto dicendo è, è pazzesco, dovrebbe esserci molta più libertà, secondo me. Però io credo che questa cosa qua ci sia eh, tra gli editori, che sono sicuramente politicamente anche a volte più spostati da una parte che dall'altra, e lo si capisce e lo si sa a volte. E quindi, io dicevo prima che dovrebbe essere molto più commerciale, più ludico, eh, cioè dovremmo raccontare l'Europa in maniera diversa, togliendo la politica e dicendo effettivamente che cosa fa l'Europa. Cioè, noi siamo ancora qua dopo 21 anni. Mi dicevi appunto che nel 1998 già eh, raccontavi e cercavi di spiegare cos'è l'Europa. Noi siamo nel 2019 e stiamo dicendo che cos'è l'Europa? Ci stiamo chiedendo ancora questo, è pazzesco, nel senso che non è cambiato nulla. In realtà quegli appunti che avevi potremmo riprendere di pari pari eh, eh, rimarrebbero più che mai attuali, quindi secondo me cioè, non abbiamo vinto, abbiamo, siamo rimasti al tempo, dobbiamo cambiare sistema. Stiamo lentamente vincendo. Io, ovviamente, parlo la mia però... esperienza eh, personale perché, appunto, mh, credo che sono qui eh, per raccontare in parte e eh, per testimoniare quello che ho fatto con la radio e quindi. È lento, un processo lentissimo. Abbiamo visto, diciamo all'inizio, siamo partiti da Schumann dalla sua dichiarazione del 50 Abbiamo detto oggi ancora a Sibiu: i politici, i leader si vedono, dicono più o meno le stesse cose, quasi 70 anni. Figuriamoci se con 20 anni di radio riuscivamo a sfondare il muro dell'Europa quotidiana. però per quanto riguarda invece anche l'informazione e eh, la comunicazione, con la storia e la cultura in generale. Anche qui ho una testimonianza personale, ahimè si denuncia il tempo, e 15 anni di, eh, in Europa con Umberto Broccoli e poco fa un'ascoltatrice eh, mi è venuta a chiedere ancora di questa trasmissione perché su Radio Uni tutti sabato mattina per un'ora raccontavamo senza politica con Europa pratica, con poesie, con ricordi storici, con brani di grandi scrittori europei, con racconti anche, pensate un po', dei musical. Quindi in noi in mezzo pillolette d'Europa, come dicevi tu Caterina, proprio piccoline, magari per dire che era successo il vertice X oppure che c'era la parte pratica Y. Però guardate, in tutti questi anni... Se voi chiedevate, uscendo, abbiamo fatto tante cose anche a teatro, eh, che cosa ricordavano, di sicuro si ricordavano o la poesia o la citazione okay. o l'aporisma. Quindi non magari l'informazione in sé. Però è un po' questo, credo, il percorso sul quale anche bisognerebbe tornare forse bisognerebbe puntare anche più sulla cultura europea, su ciò che ci accomuna, su, sulle ricchezze che abbiamo, sulle differenze che, che possono anche diventare somiglianze per certi versi. Quindi spingere non solo nei, nei confronti di un'Europa politica, ma di un'Europa culturale che sappia conoscersi. E appunto ritorno anch'io sull'esperienza personale. Perché... Eurofonica è una redazione europea e abbiamo avuto l'occasione di lavorare con redazioni di altri stati, quindi con una redazione francese, tedesca, spagnola, greca ed era bellissimo perché è sempre bello confrontarsi, e comunque sono persone eh, interessate all'Europa, curiose, però con eh, punti di vista molto diversi perché dal punto di vista nazionale eh, hanno tutti dei modi di essere europei un po' diversi. Ed era interessante anche, ancora sono in contatto con alcuni di loro, capire come vedono le, gli, gli eventi nazionali nostri. Quindi, quando succede qualcosa, io mi ricordo quando c'era stato il referendum costituzionale che i miei amici greci mi, mi scrivevano preoccupatissimi perché sembrava che da un giorno all'altro potesse cadere il mondo se ci fosse stato uh, un, un sì o un no, insomma. E quindi, io partirei anche proprio dall'Europa dall culturale dal riconoscimento delle nostre differenze e dal raccontare le nostre differenze per trovare anche quello che abbiamo in comune. Certo, uh, io non penso che uh, siamo così diversi. Uh, ho creato 14 anni fa una rete di radio che si chiamava Euronet, che aveva delle radio di 19 paesi, che esiste ancora tra l'altro. È vero che la maniera di presentare per esempio un pezzo di radio o di televisione può essere molto diverso perché l'approccio è diverso, ma il contenuto di quello che c'è da dire è molto simile è solo eventualmente il modo di dire. Ma per arrivare a, a questo, per poter ricreare questa identità europea basata sulla, sulla nostra cultura, abbiamo qualche difficoltà perché la cultura dominante è anglosassone cioè la musica, il cinema, cioè è molto divertente di vedere un, una persona che va in un tribunale europeo e che dice vostro onore al giudice, che non si dice, si dice solo nei film americani o nelle serie americane. Quindi già è un po' difficile, per di più eh, purtroppo le statistiche, le studi che sono fatti fanno vedere che la cultura, diciamo, europea, la letteratura, la bella cultura, eccetera, non è così tanto diffusa. E quindi c'è anche una difficoltà di comunicare la cultura europea perché non è conosciuta. Quindi abbiamo lo stesso problema con la cultura che abbiamo con l'Europa. E quindi arrivo alla seconda domanda che volevo fare. è che eh, tutti e tre parlate di, eh, della quotidianità, parlare della quotidianità. Ma il problema è che molto spesso nell'informazione una buona notizia non fa notizia. Quindi quello che fa notizia, quello che crea ascolto sono le cattive notizie, le brutte notizie. E poi per fare una buona informazione ci vogliono i mezzi. Ora, da quello che so, Antonio Megalazzi non aveva un posto fisso. Adesso anche nelle grandi, grandi rette come la RAI i giornalisti sono più o meno prigionieri all'interno del, del palazzo, ascoltano le, le news sulle grandi agenzie e costruiscono... Allora come potete fare per raccontare la quotidianità se non avete i mezzi per andare a vedere altrove come, si, come, come hanno accettato una legislazione? Mi ricordo quando c'è stato il problema dell'iticatura del de, de, de Nutella c'è stata una rivoluzione in Italia perché si diceva l'Europa vuole distruggere Nutella eppure non era così e in altri paesi avevano ben capito che questo era un aiuto al consumatore allora com come potete fare senza mezzi e, e restando nei vostri studi una brutta notizia innanzitutto Uh, volevate fare la cultura europea per tutti. Nessuno ha mai pensato, e eh, l'hanno pensato, di fare un bel libro di eh, storia europea. Voi immaginate eh, se nelle scuole, tu mi dicevi che stamattina eh, hai eh, fatto lezione a dei ragazzi, ecco, ci fosse un libro di storia, non dico dell'Unione Europea, ma di una storia letta almeno in qualche modo, in maniera comune, eh, per tutti i ragazzi. Fu una proposta già all'epoca della commissione Prodi, eh, era anche arrivata a Bruxelles, fu bocciata da un comitato di professori di storia perché disse che non era possibile, perché ognuno l'avrebbe letta a modo suo. Questa non, non è una brutta né una cattiva notizia, è una, eh, una delle tante che si, che si sono confezionate a Bruxelles, ma. Qual è il giornale che aprirebbe mai o farebbe il primo titolo di un telegiornale dire non ci può essere nessun libro di storia per l'Europa? Ma figurati, eh, sarebbe ovviamente in questo tempo farebbe ridere. Eh, non ci sono mezzi per fare informazione, ma non è che non ci sono mezzi per fare informazione solo eh, sull'Europa. Le crisi che si sono susseguite eh, in Italia e in Europa eh, dal 2008 a oggi ovviamente hanno eh, messo in ginocchio moltissimi eh, gran grandi e piccoli eh, ed editori, televisioni, radio, quindi è ovvio eh, che quello che diceva Vissola è senza dubbio... Uh, un problema. I giornalisti oggi hanno uh, sempre meno mezzi per poter girare, per essere fuori e fare informazioni sull'Europa per certi versi è anche più complicata. Anche per quello che diceva poco fa Caterina. Sia la formazione di una notizia che viene da Bruxelles eh, e quindi già bisogna essere sul posto, conoscere le lingue, parlare con le persone non soltanto per poter avere un'informazione diversa. Poi da lì. Importarla o esportarla, insomma, comunque, eh, qualunque sia la, il, il fatto che viene raccontato, il regolamento, la direttiva, quello che dobbiamo eh, dire passa a livello nazionale, quindi bisogna avere una osmosi tra mh, Stato nazionale e Bruxelles che costa anche soldi da un punto di vista pratico, senza addentrarci nel genebraio del giornalismo investigativo. Eh, che è ancora eh, un altro settore ancora più eh, complicato e quindi direi che eh, quello che diceva il Sol mi sembra inevitabile, siamo in crisi anche per l'informazione. Diciamo che nella nostra sfortuna noi siamo fortunati perché siamo una redazione sparsa, e siamo in tutta Italia, abbiamo una ragazza a Parigi, una ragazza a Bruxelles, quindi... Per, per esigenze nostre, quindi non siamo lì per eurofonica, non siamo lì per studio, per lavoro, per altro, e quindi siamo abbastanza sparsi, riusciamo in questo modo a dividerci. Sui mezzi sì, cioè noi lavoriamo sulle nostre spalle, sulla nostra passione, siamo volontari, ehm, però dall'altra parte c'è una facilità di mezzi, nel senso che io posso registrare in camera mia con il microfonino o anche direttamente col cellulare. Eh, posso uscire, fare la video intervista col mio cellulare mentre io parlo. Quindi mh, sì, eh, da una parte ti direi facciamo rete, quindi anche con i colleghi sparsi in tutta Europa cerchiamo di far raccontare anche da loro, quindi muoviamoci avendo più persone sparpagliate e dall'altra parte dal punto di vista tecnico è molto più facile ora fare radio, fare informazione. Tutti volontari, fra l'altro, perché non è che voglio dire, ci sia una paga, una, un budget previsto insomma, per questi ragazzi, quindi è veramente passione che è di guida. E per quanto riguarda invece l'istruzione a scuola, nelle scuole, secondo me è un progetto in questo momento irrealizzabile, perché già il livello di cultura che abbiamo a generale, cioè non è che elementari, medie, eccetera, secondo me. Cioè, No, sarebbe da sicuramente innalzare prima quello eh, affinché tutti sappiano dove si trova Domodossola. Dove si trova Domodossola? E secondo me è già la metà, è una sciocchezza adesso a parte questo gioco. E si stanno guardando loro dunque, ma è vero, si trova in Piemonte e Lombardia. È una sciocchezza questa. Allora, a capire... Milano c'è una stazione metro di Domodossola, allora, però... Ma tu lo sai perché abbiamo già fatto mm. i giochi così per radio, a parte quello. E dicevo che il livello cultura generale italiano purtroppo, e posso dirlo senza aver nulla contro il corpo docente, che anche i docenti no, hanno forse anche un po' qualche demerito a volte, un po' come i genitori per i bambini secondo me. Dicevo comunque che l'istruzione italiana non è proprio il massimo direi in questo momento. Prima dobbiamo mettere a posto quelle cose e poi potremo arrivare anche a tutto il resto. Bello sarebbe se fosse un'ora alla settimana di Siamo Europa, ad esempio. Bellissimo! Sarebbe più semplice, più comodo. Si arriverebbe a quello che stanno facendo loro, che faceva Antonio, in maniera molto più, più easy, dinamica. Sarebbe quasi automatico, no? Cioè, il fatto di uno stage in automatico. Ci sarebbe probabilmente una volta al mese eh, ci sono dei ragazzi che vanno perché c'è già uno stage previsto. Eh, purtroppo, così non è. Eh, dicevo prima che per arrivare a tutto questo, bisogna fare un percorso, bisogna essere molto più commerciali, dinamici nel, nel far capire che cosa vuol dire Europa, dalle piccole cose, come state facendo voi in Eurofonica, però bisognerebbe accelerare in realtà tanto, eh, l'evento di, di questi tre giorni è ad esempio molto buono, bellissima, una bellissima iniziativa che c'è da qualche anno ormai, e dovrebbe essere ancora più compreso secondo me. Ma il problema è che vi trovate in un flusso di informazioni. Io sono sempre stato molto stupito quando partecipavo ai consigli europei di vedere dopo, dopo la fine del consiglio c'era la conferenza stampa dei presidenti delle istituzioni dove c'erano solo i giornalisti non europei e poi ogni paese faceva la sua propria conferenza stampa raccontando la storia a modo suo che ovviamente non era quello europeo perché Dimenticavano spesso che la decisione era stata presa all'unanimità e quindi che avevano detto di sì e loro facevano la critica di quello che si faceva, eccetera, eccetera. Come fate per poter lottare? Ovviamente tutte le televisioni riprendevano la conferenza stampa del Paese, quindi dell'Italia, nel caso dell'Italia. Come fate per lottare contro questo flusso che è assolutamente enorme, per dare un'informazione che sia un po' più larga, diciamo che prendesse in conto un po' la globalità della pro del problema? Lottare. Lottare mi sembra così, una provocazione. Eh, eh, innanzitutto, eh, eh, per, se vogliamo restare al Consiglio, eh, sono le regole del Consiglio. Nessuno, ne, eh, o oh, la prassi, forse più che le, pre, le regole, la prassi, perché evidentemente esiste una conferenza stampa dei vertici eh, comunitari, Presidente del Consiglio, eh, Presidente della Commissione. Ma quella conferenza stampa, se va ovviamente in contemporanea con, con i briefing nazionali, è evidente sfido qualunque giornalista italiano, francese, tedesco a non andare a sentire eh, Conte, Macron o Merkel eh, che raccontano la loro storia rispetto a un Tusk e Juncker che, che eh, ragionano diciamo, nei massimi sistemi. Io, che sono stata corrispondente 5 anni da Bruxelles, proprio negli anni eh, tra il 2003 e il 2008, posso dire che quando proponevo alla redazione una, eh, una, soltanto la conferenza dei eh, presidenti eh, del, del presidente del consiglio e del presidente della commissione dicevano no, no guarda non ti preoccupare c'è l'inviato che fa il presidente del consiglio, di conseguenza a meno che non, scoppia, non fosse scoppiata un'enorme polemica a livello europeo, il tempo in cui si lavorava di meno da Bruxelles e noi corrispondenti era esattamente quello dei vertici, perché i Vertici li raccontano i presidenti eh, del, eh, del consiglio del proprio paese. Quindi noi stavamo lì per tutto quello che succedeva durante l'anno, tranne i vertici, perché i vertici c'erano gli inviati dietro il presidente del consiglio di turno: poteva essere Berlusconi, poteva essere oggi Cecconte e via via. In una eh, recente. Ehm, Rapporto che chiamato Rapporto dei Saggi che ha presentato la presidente della Camera Boldrini quindi nella precedente legislatura del quale ho fatto parte insieme all'attuale ministro degli Esteri e ad altri, una collega che conoscete, Eva Giovannini. Abbiamo proposto proprio questo per quanto riguarda l'informazione, cioè una conferenza stampa unica. Eh, dei capi eh, di Stato e di Governo o tutti quanti insieme oppure almeno fate parlare prima il Presidente del Consiglio eh, de dell'Unione Europea e poi ma magari dopo parlate anche voi almeno fate ascoltare prima una versione unica e poi declinate quelle nazionali non so questa è un'idea un a me eh, mentre parlavi di questo pensavo a due cose una è quando si parlava di colpa dell'Europa Bisognerebbe un attimo definire di quale Europa si sta parlando, perché si sta parlando del Parlamento, si sta parlando della Commissione o si sta parlando del Consiglio, e cioè i singoli Stati che poi alla fine ci mettono sempre il becco su tutto. E la seconda cosa, eh, pensando alle elezioni che ci saranno a maggio. Sono elezioni europee, ma se ne parla solo e sempre in termine nazionale, quindi quanto prenderà il tale partito, eh, che cosa succede se il partito nazionale prende questo voto piuttosto che quell'altro, e quindi qui c'è proprio un sistema, perché se volessimo fare delle vere elezioni europee, ci dovrebbero essere prima di tutto i parlamentari europei, non i, i rappresentanti italiani, francesi, tedeschi, e questo. È stata anche discussione dopo l'eventuale uscita de del Regno Unito con gli eventuali appunto seggi transnazionali, che poi non è passata, e poi di parlare di tematiche veramente europee, non sempre poi risvoltarlo su, sul nazionale. Quindi questo è un problema, una responsabilità che abbiamo tutti, cioè sia l'istituzione, ma noi stessi che non riusciamo a renderci conto che quando parliamo di Europa spesso. Ci riferiamo ai nostri rappresentanti, al nostro stesso governo che ci rappresenta e poi parla dando la colpa all'Europa che era lui stesso, poi insomma. Mi credete, io no, no, cerco di seguirvi, mi seguo ovviamente, questo è chiaro. Però è ancora difficile. Adesso ti parlava quale Europa? Dice ma quale? C'è una cosa, c'è questo, c'è quell'altro. È ancora tutto molto difficile da capire. E mi fa piacere essere qui, che non c'entro nulla. Sono un pesce un po' fuori d'acqua, nel senso. E... Proprio perché, secondo me, è ancora poco conosciuto. Tutto. Tutto. È molto astratto. Cioè, ed è un peccato. E io me ne dispiaccio, sinceramente. Perché faccio la figura dell'ignorante. Sono orgoglioso, nel senso seriamente eh, lo dico. E... Però davvero non riesco... Eppure a... è... Capisco fino a un certo punto. C'è ancora troppa politica, dicevo. Troppa. Perché c'è sempre... E lo diceva lei, ma lo vediamo nei fatti di tutti i giorni, il fatto che ad esempio l'inviato naturale eh, sia il Presidente del Consiglio del proprio Stato, ma secondo me sarebbe anche cosa naturale se non, fosse, se non si fosse troppo faziosi per una parte politica piuttosto che per l'altra. No, il Presidente del Consiglio dovrebbe essere, secondo me, credo, il Presidente del Consiglio di tutti, di tutto il popolo italiano, adesso non per mettere per radiconte o di un altro Stato comunque, quindi se parla il Presidente del Consiglio, io mi fido, fa l'inviato per conto nostro, l'abbiamo mandato lì lo paghiamo, a CP che l'abbiamo votato, o chi non l'ha votato comunque in ogni caso, è la persona preposta, è un po' come un amministratore delegato, voglio dire, no? di, una, di una società, siamo tutti soci, eh, oppure l'amministratore del condominio, Italia. E sono cose, ci sono delle ovvietà che purtroppo non sono ovvie, e sono cose tutte un po' snaturate. E... No, prima... Hai ragione, ma tu vuoi parlare con l'amministratore del condominio Italia certo. o con l'amministratore del condominio Europa? Perché questo è il problema. No. E, e, vedi che è così che si crea. Io sono molto contenta invece che ci sei tu che mi poni questo dubbio esistenziale che parlo invece all'etere e che non arriva. Ed è vero, perché non è possibile. Cioè quello che stavamo dicendo è veramente così grande fuffa, come diremmo, oppure invece è grande realtà. Cioè, chi vuoi parlare tu? vuoi sentir parlare Beh, voglio, sentire, voglio sentire i fatti reali, veri quello, cioè, non è che non è un problema chi uno o l'altro, io sono per l'alternanza non è un problema, l'importante è che io sono il buon senso, no? Dovrebbe eh, farla da padrone, secondo me, su qualsiasi cosa e, e se abbiamo una persona che ci rappresenta quella dovrebbe dirci un qualche cosa o quantomeno sapere chi è la persona alla quale dobbiamo fare riferimento è quello che non sappiamo e questo è il problema, perché Juncker chi è Juncker? Ah è il presidente di Cosma, quale? Ma come? C'è ancora... una spiegazione abbastanza semplice, è come in musica, c'è qualcuno che scrive la partizione, che è il consiglio, quella che fa qualche correzione sulla partizione è il parlamento e poi il pianista e la commissione, quindi Juncker è il pianista, il consiglio scrive la partizione... Il Parlamento ogni tanto fa qualche modifica, e se qualcuno non rispetta la musica, c'è la Corte di Giustizia che viene a dire: dovete rispettare la musica. Quindi non si deve tirare sul pianista quando dice. dice Dovremmo fare ah, un programma cosa. radio con lui che ci spiega l'Europa con la musica. No, vorrei fare un'ultima domanda prima di passare la, la parola a, agli altri. Avete parlato molto di fare l'informazione della quotidianità. Ma io, vedendo leggendo molto le, le, i giornali, ascoltando la radio, la televisione, eccetera, vedo una cosa: non si parla mai delle poste in gioco, che tutte queste grandi poste in gioco nei vent'anni che vengono non hanno frontiere. Che si parla del clima, delle, delle migrazioni, l'intelligenza artificiale, le grandi multinazionali, l'energia, tutte queste cose che sono per il momento che ci mettono in pericolo, cioè se Putin decide di chiudere il robinetto del gas, l'Italia non funziona più, e quindi ha un impatto su eh, il TAP. Mm? E tantissime cose di questo genere l'intelligenza artificiale sta per modificare completamente tutto il modo in cui stiamo lavorando. Chi ne parla durante questa elezione di come prepararsi a questo cambiamento fondamentale? Perché voi, giornalisti che volete parlare della quotidianità, non affrontate anche queste sfide che possono essere diciamo, trattate solo a livello europeo perché nessun paese è in grado di reagire contro questo. Per questo ti dicevo che dovrebbero esserci delle vere elezioni europee con un vero dibattito europeo. E poi fai la domanda ai giornalisti sbagliati perché noi ne parliamo. <ride> no, scherzo. Eh, però sì, ci proviamo, solo che è difficile perché come diceva lui eh, alla fine si arriva sempre al, al ritorno nazionale. Dall'altra parte ci si rende conto che sono crisi globali, sono crisi da affrontare insieme, eh, si è visto anche con la revisione del Trattato di Dublino eh, da parte del Parlamento, che poi il Consiglio non ha approvato, eh, si vede con il cambiamento climatico, adesso addirittura alcuni paesi europei hanno dichiarato l'emergenza clima, eh, eppure c'è qualcosa che manca. Non è appetibile, non lo so, e questa è questa la domanda che mi faccio anche io più spesso: non è appetibile, no, nel senso che da editore tornerei a dire bravo, forse volevi dire la stessa identica cosa. Se l'argomento è barboso, io l'ascoltatore diciamo, potrebbe così diciamo, averne noia e passare all'altra stazione. Eh, io non so eh, quanto potrei eventualmente farlo passare, è brutto, ma è la verità però, perché non sono solamente io a pensarla così, perché uno prende e cambia stazione, perché puoi parlarne la pillolina che diceva lei prima, poi due belle canzoni, bellissime, due successi fantastici, un'altra pillola, altre due belle canzoni eccezionali, poi magari un'intervista, ma deve essere un'intervista snella, e moderna vorrei dire nel, nel modo di fare questo tipo di intervista, e poi nuovamente una canzone perché deve, essere, deve scivolare, ormai si corre tutti, la televisione non la guardiamo più come una volta, è cambiato tutto, ormai è on demand, vuoi vederti un film, non ti pone più il problema se arrivare a casa alle 21, alle 22, alle 23, alle 19, vuoi vedere il film, lo sai e lo vedi. Per la musica, per fortuna, è vero, è così, la radio ti dà quel qualcosa in più, è vero che ne parlo, insomma, sono di parte, però... Eh, diciamo che siamo, siamo salvi da quel punto di vista. Dicevo che bisogna creare un prodotto commerciale. Torniamo lì, torniamo al discorso di prima. Creare dei prodotti commerciali dove si possa parlare di Europa e far passare questo, questo messaggio. Eh, non c'è ben poco da fare perché, se no, nessun canale informativo quantomeno eh, di quelli che conosciamo commerciali, eh, potrei citarli tutti. Quelli nazionali eh, sarebbe disposto. Brevio, voglio dire, grandissima, no, voglio dire, no, la direzione di denaro. A far passare de, delle informazioni barbose o che possano durare chissà quanto senza avere delle interruzioni brevi e musica. Lo so che eh, sono cose che, magari, per dei puristi possono essere magari digerite poco, però è la realtà delle cose. Oh no, mi sbaglio. Io eh, faccio radio nel servizio pubblico, quindi evidentemente è un po' diverso l'approccio, eh sì. giustamente da editore, e, e quindi eh, per quanto riguarda eh, la Radio Rai, eh, questo eh, si fa, ovviamente si fa nei giornali radio, si fa anche negli approfondimenti e su questo io pongo anche l'accento, come abbiamo detto, l'Europa essendo complicata difficile da comunicare, ha bisogno anche di contenitori di approfondimento perché in un minuto non è facile. E tutte le sfide non è colpa come al solito, anche qui non è colpa dell'Europa ma non è neanche colpa dei giornalisti. Eh, se non esiste una campagna elettorale europea, benissimo, ha detto Caterina, non ci sono né gruppi politici né famiglie, non ci sono, cioè, ancora non sappiamo dove andranno quali partiti al prossimo Parlamento, si fanno delle proiezioni che secondo me sono vaneggianti sul futuro ehm, emiciclo, perché non sappiamo in quale, partito, in quale gruppo andranno i partiti nazionali francesi, italiani, da Macron ad altri. Quindi è evidente che non è una responsabilità del giornalista non comunicare qualcosa che non c'è, che non esiste. Facciamo prima, le, finiamo di fare l'Europa direbbe qualcuno e poi magari faremo anche giornalisti europei che a loro volta devono essere giornalisti informati cioè giornalisti che siano molto, molto preparati perché per informare sull'Europa bisogna essere molto preparati perché quello, tutte le emergenze che ricordava eh, Vissol sono ancora una volta nell'ultima dichiarazione che è eh, al vertice di Subio ancora una volta ancora li leggerete se andate sul sito tutti in sequenza, in un documento che viene riproposto e che ancora una volta pur se votato all'unanimità arriverà sui tavoli dei governi e tale resterà lettera morta. Ma i giornalisti che cosa devono fare? Devono inventarla l'informazione e poi finiamo e diventiamo quelli che fanno le fake news. Quindi è evidente che più di cercare di arrivare a dare una spremuta secondo me d'Europa non possiamo fare è quello che... Credo almeno quelli che sono qui a questo tavolo cercano di fare con coscienza, con volontà e anche con un po' di coraggio quando è possibile. Però adesso vorrei chiedere al pubblico se per caso hanno delle domande da fare a, al nostro pannello Chi vuole intervenire? Mazziamo. Aspetto i vostri contributi. Anche degli spunti e suggerimenti, noi li accettiamo. Grazie, eh, grazie per la presentazione. E la mia più che una domanda è un commento su quello che è diventato l'Europa dalla prima votazione per il Parlamento europeo del 1979. Quello che io noto è che manca una percezione effettiva del valore della cittadinanza europea. Quando ci si muove a livello europeo vale in primis l'appartenenza ad uno Stato nazionale, per esempio per i concorsi, eccetera, eccetera, a livello dell'Unione Europea. Eh, per capire meglio quello che voglio dire voglio fare un confronto con gli Stati Uniti, non perché io creda che l'Unione Europea deve diventare come gli Stati Uniti, ma semplicemente per avere un confronto con uno Stato di eh, carattere federale. Quando si lavora per il governo degli Stati Uniti, a qualsiasi livello, si lavora in qualità di cittadini americani. Non è che dice tre, cittadini, tre eh, lavoratori vengono dalla California, quattro dall'Ohio e cinque dal South Dakota. In Europa questo non succede. Per me, vedo che questo è un problema alle origini di, del progetto europeo, che c'è chi è intenzionato e non ha nessuna intenzione di cedere a far sì che le cose rimangano così. Quando in Italia si, eh, certe persone diventano sempre più vocali e sempre più ehm, invadenti, criticano l'Europa, parlano essenzialmente dell'Europa come un'agenzia esterna, dimenticando che l'Italia è l'Europa, quindi non, non è un qualcosa di estraneo. Però c'è la tendenza a mantenere la... Ehm, il potere degli Stati nazionali su quello che è l'Unione Europea. Quindi io dico sempre, poi magari mi sbaglio, che quando le cose a livello europeo non funzionano è anche, e non solo, per colpa della volontà degli Stati nazionali che non permettono che l'Europa si sviluppi in un modo ehm, diverso. Um, Come un rapporto storico che vale la pena ricordare visto che siamo a Trento, è successo un po' la stessa cosa eh, nei giorni ehm, del tramonto dell'impero eh, austriaco, dove praticamente c'erano le nazionalità eh, dell'impero che avevano nessun interesse affinché l'impero cercasse un modo per, eh, per poter continuare a vivere. Eh, Comunque questo secondo me è un problema perché come cittadini europei noi siamo privati dalle, eh, dagli stati nazionali, eh, la, abbiamo la mancanza, l'accesso di tutti i diritti che dovrebbero de derivare dalla cittadinanza. Infatti se io voglio agire sulla mia cittadinanza europea qualcuno mi chiede «Sì però tu di che stato sei?» Questo dovrebbe finire, questo non vuol dire che all'interno all dell'Europa non ci dovrebbero essere eh, sentimenti di identità culturale relativa a un determinato paese, ad una determinata regione. Però l'Europa, ad esempio, non funziona come funziona all'interno dell'Italia. Voi avete parlato dei libri di storia, l'idea di un libro di storia europeo e qualcuno ha detto, non so, non mi ricordo chi adesso perché adesso sono un po', eh, cioè qualcuno non uno di voi, ma qualcuno all'esterno, diceva che insomma un libro di storia che racconta la storia europea, non è possibile. Ma se è possibile avere un libro di storia che parla della storia italiana, non capisco perché non è possibile avere un libro di storia che parla della storia europea, visto che anche all'interno delle nazionali come quella italiana esiste una frammentazione che potrebbe non giustificare un libro di storia condivisa però ce l'abbiamo ce l'abbiamo e non è che a trento dicono no noi la storia della prima guerra mondiale la vogliamo eh, dire in un'altra maniera allora si è probabilmente trovato un modo per poterla raccontare in modo che rispetti la eh, molteplicità delle coscienze culturali presenti in un determinato territorio. Quindi anche eh, questo dovrebbe essere possibile sull'Europa. Io questo purtroppo non lo vedo, quindi eh, si sentono tante discussioni, però alla fine della giornata si arriva sempre, secondo me, al solito palo. Sono gli Stati nazionali che non vogliono che la situazione cambi. A questo punto noi possiamo fare anche 25 conferenze, però non cambierà quell'aspetto quel là. Voi cosa ne pensate? Grazie. Paolo Magagnotti, un attimo. Credo che un contributo importante a far conoscere l'Europa potrebbe essere dato dalle molte bugie che molti politici nazionali raccontano sull'Europa. Tenendo presente magari il titolo del libro di Trevisol è tutta colpa dell'Europa. Se noi, se i giornalisti, non mi riferisco, a se noi giornalisti ci impegnassimo a capire a studiare innanzitutto l'Europa, perché sono pochi giornalisti che si impegnano a studiare che cosa sia la storia, come funziona l'istituzione, ci impegnassimo a replicare alle tante bugie che vengono date sull'Europa sarebbe sufficiente probabilmente per spiegare l'Europa. Un esempio solo, parliamo dei migranti. Il fatto di dire l'Italia è stata lasciata sola nella distribuzione delle quote dei migranti. Certo, la gente a bocca, è una grande bugia, ma questo non si dice in termini generali. Non si dice che l'Unione Europea non lo può fare perché i governi non hanno dato all'Unione il potere di mettere su un treno o su un autobus i migranti e portarli a Budapest se Orban non è d'accordo. Su questo penso che dovremmo essere molto più responsabili nel contrastare queste, queste false notizie che vengono, che vengono date. E poi credo che e ritengo molto importante per comunicare l'Europa l'informazione locale. C'è quel bellissimo documento che suppongo Tirevi Sola abbia contribuito a elaborare: Communicating Europe in Partnership, il quale mette in evidenza soprattutto l'interazione che deve esserci fra i vari soggetti interessati ed in particolare quel go local, perché anche se abbiamo un'informazione globalizzata, vi è sempre uno strumento di informazione, un giornale, la televisione, che è quella regionale, che è quella locale, che è la mia, per cui se in quello spazio mettiamo informazioni sull'Europa, questo rimane più convincente. Certamente bisogna che il giornalista si prenda la direttiva, si prenda la comunicazione, si prenda il regolamento, lo studi e cerchi di capire quello che può essere interessato per quella realtà, il che comporta impegno. È stata una ricerca per chiedere al direttore dei giornali perché non parlano molto d'Europa. Solamente il tedesco, in maggior parte, ha detto: Non vendiamo. Il tedesco ha detto: Io sono pagato per spiegare in maniera semplice le cose, talvolta molto complicate, dell'Unione dell Europea. Per quanto riguarda la comunicazione locale, già negli anni 2004-2005 abbiamo parlato più volte a Bruxelles con Televisol in riferimento al mio programma televisivo Occhio Europa, parlavate di, di, delle gocce, de, delle pillole. Io ho iniziato nell'82 con una goccia settimanale, vado avanti ancora e finché avrò la salute cercherò di farlo. Grazie. Eh, volevo intervenire eh, su questo, cioè eh, una richiesta da parte mia proprio verso i giornalisti di avere molto più coraggio di raccontare. Io direi al signor Maurizio che dobbiamo anche crescere, non possiamo aspettare che sia tutto divertimento. Ci può essere il divertimento, però io ho bisogno, io ho una certa età, ho bisogno anche di sentire le cose concrete. Allora, io ieri sera sono rimasta delusissima dal, dal confronto che c'è stato sulla eh, tv concorrente, eh, con, vabbè, non serve dirlo, 8 e mezzo. Allora, io dico, ma è possibile che dobbiamo parlare solo di pettegolezzo? Perché qui arriva il pettegolezzo, io voglio crescere. Voglio che i giornalisti mi facciano crescere, perché io leggo, non voglio dire eh, i miei tre quotidiani, li leggo tutti i giorni, poi ascolto la, la radio, la televisione poco, a parte avete già capito che cosa. E quindi voglio veramente il coraggio, smettetela di raccontare le cose dei nostri governanti e parlate più di Europa. Io non so, perché Maurizio l'ha detto, togliamo un po' di politica, ma da quella, dalle reti nazionali. Allora forse la gente verrà educata, perché io mi guardo attorno, siamo pochissimi qui. Io so che è il terzo appuntamento questo, sono venuta anche l'anno scorso e l'altro anno. Però la pubblicità anche su queste cose non è tanto forte. E io direi che bisogna che cresciamo insieme. La linea al punto di Paolo Pagliaro. Allora, eh, sulla cittadinanza europea sono completamente d'accordo, lo dicevo anche prima, ehm, spesso appunto diamo la colpa a qualcosa che siamo noi stessi, quindi la colpa è dell'Europa quando eh, i nostri rappresentanti sono lì, i nostri primi ministri sono nel Consiglio e hanno una voce, quindi sono completamente d'accordo, anche dal punto di vista dell'identità. Ehm, c'era capitato, avevamo fatto degli workshop a Strasburgo con dei ragazzi europei e la prima cosa che abbiamo chiesto è stata vi sentite più italiani, tedeschi e spagnoli, europei o non vi sentite nessuna delle due? Eh, io penso che le due identità debbano convivere l'una con l'altra, eh, però dovrebbe almeno esistere quella, quella europea. Purtroppo c'è ancora una bassissima parte, anche di giovani, che si sentono... Non purtroppo, però comunque ehm, è strano che ci si senta meno europei di quanto lo siamo, perché ci rendiamo conto il fatto, la possibilità di viaggiare, siamo completamente globalizzati, tutte le crisi sono globali, quindi penso che questo sia un aspetto da, da puntare, però penso parta sempre dall'educazione dall e dalla formazione. E sulla, su questo volevate aggiungere qualcosa? Una cosa sul fatto che, prima facevo l'esempio eh, dei genitori, il fatto che comunque ci, fosse, ci possa essere un'educazione eh, fatta bene, ma finché poi i figli possano crescere, eccetera, eccetera, per arrivare a dire che cosa? Ehm, che gli stati che sono entrati poi nell'Unione Europea, che hanno formato l'Unione Europea, non erano tutti belli convinti, in realtà. Pensiamo all'unione Inghilterra, sì ma no, ma con la moneta no, però sì, ma questo passa, eh, e poi questa è la realtà, con l'altro Stato no, sì però non, non c'è mai stata convinzione negli, dagli Stati stessi proprio no, del fatto di essere parte integrante eh, dell'Europa e poi gli Stati Uniti hanno una storia totalmente diversa rispetto a, a, diciamo, a noi stati che facciamo parte dell'Europa lo so che sto dicendo eh, vorrebbe sentire eh, un'altra cosa no? ho capito il ragionamento fida perfettamente, sarebbe bellissimo dire siamo europei, lo siamo, in realtà lo siamo geograficamente lo siamo, e come? dipende se ci si sente Geografic eh beh, chiaro. geograficamente siamo tutti europei noi e il problema è se questo sentirlo forte, ma... Da poco cantiamo l'inno nazionale, non tutti lo conosciamo e che non vuol dire nulla, però in realtà insomma, ci vorrebbe forse proprio di radicamento proprio del nostro, del nostro paese. E poi per arrivare a capire tutto il resto, credo abbiamo delle problematiche immense che dobbiamo risolvere al nostro interno. E poi non è, lungo, non è un processo breve, secondo me è, è bello, eh, sono parole bellissime, però non credo che sia così semplice arrivarvici. Bellissimo il progetto è fantastico. Dell'Europa, sapete cosa mi rimane? È una sciocchezza. Parlavo prima sul fatto alla signora eh, che mi diceva del, eh, che io cerco magari di spingere un po', esatto, sulle cose un po' più ludiche, un po' più semplici da spiegare, perché vorrei arrivare a quello, cioè al fatto di poter spiegare anche le cose un po' più difficili per poter crescere, ma dobbiamo fare un percorso, perché se io parto subito con quel discorso difficile, uno non mi ascolta più cambia stazione, va da un'altra parte io ho sbagliato, ho perso, in quel momento lì io ho perso chiaro ci sono persone come lei che magari vorrebbero sentirsi dire guardate che il roaming che il telefonino non lo pagate più adesso perché l'Unione Europea bellissimo, questa è una notizia che piace sicuramente a tutti dovessi però raccontarvi, non lo so Caterina aiutami tu un'altra notizia particolare con degli svolti che magari non conosciamo geoblocking, esatto. geoblocking. perfetto, quella cosa qui eh, esatto, eh, va bene parliamo, 10 secondi, un riassunto semplicissimo, eh, quando facciamo degli acquisti online cioè abbiamo dei blocchi per acquistare in paesi stranieri l'Unione Europea ha abolito il geoblocking quindi se tu acquisti in un paese straniero non hai più questi sovrapprezzi o addirittura eh, in certi casi non c'era proprio la possibilità di acquisto ma hai fregato perché questo è interessante, mi piace, io intendevo un'altra cosa eventualmente, però insomma queste cose bisogna riuscire a raccontarle, beh Caterina lo fa di suo e direi che insomma poi essendo tutti i belli giovani e pimpanti l'Eurofonica spingono di brutto Antonio, eh, anche lui no? quando, quando tornava era sempre proprio pompato da da Strasburgo mi raccontava, mi diceva, e ogni volta cercavo di capire in effetti un po' tutto quello che mi stava raccontando in quel momento, non era facile, non era facile e non è facile neanche adesso, però per arrivare a, ad avere dei risultati secondo me, ovviamente la mia opinione personale, bisogna fare un percorso e deve essere molto più cioè, snello, io approvo al 100% se fai un post metto mi piace sul fatto che questo percorso debba essere un percorso a step con le piccole cose, quelle magari meno importanti, per arrivare a quelle molto più importanti che poi possono essere capite molto più semplicemente. Dunque, innanzitutto per la storia del libro, il libro secondo me sarebbe assolutamente necessario perché ci permetterebbe in qualche modo questo libro europeo di formare. Delle orecchie attente, degli ascoltatori eh, in un futuro che siano capaci di ascoltare quelle notizie, così come eh, adesso, in qualche modo eh, Maurizio, che siano semplici o che siano composite. Invece quello lì ci permetterebbe di arrivare lì dove vorremmo arrivare. Quindi io sono perfettamente d'accordo. La cittadinanza anche lì. Abbiamo seguito un percorso anche di, di, di formazione assai complicato e credo che rimarrà per il momento lì, non è certo il tempo di andare avanti con, eh, con la cittadinanza europea. E per quanto riguarda eh, le, le critiche diciamo, al modo di, di presentare, perché mi sembra che poi sia un po' questo, eh, le notizie eh, su, non solo sull'Europa ma sulla politica da parte dei giornalisti. Eh, io direi che è, è, è un mestiere difficile, è un mestiere che vedo negli occhi di Caterina essere ancora così brillante, eh, però è, è un mestiere che si è tanto complicato. Parlare di politica vuol dire parlare di tutto, non necessariamente dei politici che vediamo sfilare oggi, e per, però da quelli dobbiamo partire e da quelli dobbiamo passare. E quindi eh, fa parte di questo lavoro anche di, me, di fare quel, quel dibattito che forse la signora eh, criticava, in qualche modo inevitabile, magari fare il dibattito e poi raccontare anche che c'è bisogno dell'Europa. Ci sono spazi enormi ormai, dalle televisioni 24 ore su 24, la radio, Ci, si possono fare tante cose, che poi le, le trasmissioni più seguite però siano quelle lì, qualcosa la dirà eh, di lungo termine, così come diceva anche il signore che dall'82 faceva le pilloline per raccontare l'Europa quotidiana, vuol dire che ritorniamo all'inizio di questa nostra discussione. Dobbiamo semplicemente continuare goccia a goccia e raccontare quello che possiamo nella maniera migliore possibile, come anche ha fatto eh, Antonio Megalizzi, dal quale in qualche modo ci siamo anche eh, diciamo, raccordati. In questa nostra eh, chiacchierata, quindi, io direi che ci vuole la pazienza e anche il coraggio. Grazie, allora, grazie a Tiziana Di Simone di Rai Radio 1, a Caterina Moser di Eurofonica e a Maurizio De Ioria di RTTR e Radio 80. Grazie a voi per il vostro ascolto e buona serata. Grazie ai nostri quattro eh, ospiti relatori, grazie a voi. Per chi vuole proseguiamo con l'attività. Nell'altro nell padiglione c'è un, un, un dialogo informale con eh, una chiacchierata informale davanti a qualcosina da mangiare e da bere, anche sul marchio del patrimonio europeo, con eh, la presentazione e l'illustrazione di quelli che sono i due siti, gli unici due siti italiani, che sono due siti trentini insigniti del marchio del patrimonio europeo. Per chi vuole saperne di più ci vediamo di là.